Noi praticamente coltiviamo iris, da noi viene denominato giaggiolo, è una specie di iridacea, si chiama iris pallida. Da questo tubero praticamente si estrae una molecola definita irone. Quest'irone è un fissativo degli aromi e dà un profumo di viola e viene di fatto utilizzata da sempre nell'altissima profumeria mondiale. Il nostro territorio di fatto è un territorio che ha la caratteristica di dare a questo tubero determinate una marcia in più, perché è un territorio, fra virgolette, caratterizzato da un particolare tipo di roccia, viene fatto in altura e questo iris, a parità di specie, non ha altri uguali nel mondo. Di fatto sono pochissimi ettari che si trovano sopra le nostre colline, e che donano a questo iris qualità non replicabili in altre zone del mondo. La nostra azienda ha deciso totalmente di convertire la propria produzione al biologico, è una scelta innovativa, siamo gli unici al mondo, penso, facciano biologico l'iris. Tra l'altro non è neanche richiesta questa conversione al biologico, non da tutte le imprese profumiere, alcune sì. Però è proprio una scelta aziendale. E la difficoltà del passaggio totale al biologico è che nelle nostre zone, essendo caratterizzate da terrazzamenti in altura, il contenimento delle erbe non è meccanizzabile, in quanto praticamente macchinari non esistono per il nostro territorio, è un territorio molto aspro, in montagna. E tanto più che il nostro tubero, per essere pronto, deve stare in campo dai 3 ai 4 anni. Quindi il contenimento delle erbe è un processo molto molto lungo. Però ecco, la filosofia della nostra azienda era passare totalmente al bio, perché di fatto è il territorio dove noi abitiamo, è il territorio che noi coltiviamo, e quindi al di là di quello che ci richiede il mercato, era una scelta doverosa. E in alcuni dei profumi più famosi al mondo, nelle ricette di alcuni di questi profumi, c'è il nostro iris. E è un qualcosa che ci riempie d'orgoglio e speriamo, ecco, che anche nei prossimi anni questo possa continuare a far crescere la mia azienda e a migliorare il territorio dove viviamo. Il premio per me è fondamentalmente una iniezione di fiducia, perché, come ho detto prima, molte volte quando uno è solo, un'azienda, diceva anche mio padre, ci daranno un premio, perché è impossibile non vincere un premio con quello che facciamo. E paradossalmente, quello che avete visto nel video, quindi la fioritura, per noi è uno scarto, perché il fiore non viene utilizzato, è solamente un piacere per gli occhi. Ma quello che utilizziamo è il tubero, quindi praticamente il tubero che poi viene essiccato, lavorato e venduto. Ecco, quindi per noi e per l'azienda è un'iniezione di fiducia, un riconoscimento da comunicare ai nostri clienti, e è un qualcosa che ci rende veramente, veramente orgogliosi.